Buongiorno amici e amiche, siamo in collegamento da Roma, dalla clinica Sanatrix, dove stiamo incontrando il dottor Paolo Tordiglione, reduce dal congresso mondiale della FIO, dal quale sono emerse di alcune novità. Dottore, quali sono le novità emerse? È stata un'occasione abbastanza interessante di confronto con diverse realtà di ozonoterapeuti a livello internazionale. Quindi ho visto vari colleghi del Sud America, spagnoli, russi e italiani. E devo dire che è uscito fuori che in realtà l'ozonoterapia ha ancora un approccio multimodale o molto eterogeneo. Però da questo è dovuto a una scienza abbastanza giovane che è in mano a professionisti di vario tipo, di vario livello, con risultati molto differenti e con approcci molto differenti. Quindi sotto quel punto di vista molto ricca. Dall'altra parte ci sono state alcune presentazioni interessantissime dove appunto piano piano l'ozonoterapia sta facendo dei passi avanti sul concreto, quindi con metodi più che altro scientifici, numeri un pochino più organizzati per dare realmente quello che si vuole arrivare a fare, ovvero dare delle linee guida, dare una metodologia in modo tale che il risultato possa essere sempre di un certo livello. Nel suo intervento il dottor Umberto Beltramelli aveva detto che c'è ancora qualcosa che non va. Cosa non va ancora secondo lei? Quello che non va rispetto all'ozonoterapia è che appunto forse la ricchezza e la giovinezza della metodologia la rende abbastanza eterogenea, ripeto, nell'applicazione. Questo fa sì che non si possono mettere dati a confronto, non si possono confrontare le realtà e anche i risultati che a quel punto rischiano di essere poco credibili. Perfetto, quindi ci sono delle pubblicazioni internazionali, ci sono degli studi sui quali insomma fare affidamento? No, gli studi scientifici ce ne sono vari, anche alcuni sono sì, rispettabili direi. Manca quello che può essere il passaggio a livello di pubblicazioni su riviste internazionali importanti, di impatto più elevato. Questo è un po' dovuto allo scetticismo e alla riluttanza da parte degli enti più importanti a riconoscere questa metodica come valida. Io ho citato nella mia presentazione una frase di Schopenhauer che appunto la descrive appieno, no? Quello che non si conosce all'inizio si deride per poi magari darlo come per scontato una volta che i risultati si acquisiscono. Questo è il momento in cui ci troviamo noi, in un momento in cui l'ozonoterapia dà dei risultati, non è condivisa e quindi a volte anche derisa e messa ai margini, però allo stesso tempo siamo chi è del settore opera in maniera molto con grandi soddisfazioni perché cura e aiuta la vita dei pazienti stessi. Dottoressa Brandi, lei ha accumulato una notevole esperienza in ambito oncologico, come ha anche dichiarato in precedenti interviste. Le volevo chiedere, ha avuto modo di verificare e di sperimentare anche se i trattamenti in ossigeno-ozonoterapia, adiuvati alle tradizionali terapie, associati ad altri farmaci, ad altri prodotti, hanno prodotto appunto risultati positivi? Sì. In particolare con il dottor Tordiglione appunto abbiamo trattato tanti pazienti insieme dove si vedeva la sinergia tra l'ozonoterapia e terapie biologiche che servono a dare un recupero delle condizioni generali del paziente mentre viene sottoposto a trattamento chemio e radioterapico o durante o alla fine dei trattamenti. Da noi spesso il paziente non arriva come terapia di prima linea, non so se potete
confermare questo, ma di solito arrivano purtroppo dopo il fallimento delle chemioterapie o dopo gli effetti collaterali da chemio e radioterapia, che non sono pochi, è inutile starlo a dire perché ormai il mondo intero ne ha conoscenza e per primi i pazienti. Quindi io da tantissimi anni l'ho sentito quasi come un'esigenza quello di occuparmi del benessere dei pazienti che fanno queste terapie così invasive e a volte con effetti collaterali, non lo nascondo, anche mortali, e ci sono tante pubblicazioni al riguardo. Non le voglio elencare per non traumatizzare nessuno, ma sono effetti collaterali importanti e che creano nel paziente, anche se non un immediato riscontro negativo, nel tempo si hanno delle evidenze anche di mutazioni sul DNA, predisposizione a formare altri tumori, e quindi è importante che durante questo trattamento il paziente si sostenga, si disintossichi e vada a recuperare quelle condizioni biochimiche che vengono perse con quelle terapie che vengono chiamate terapie oncologiche convenzionali. A me non piace utilizzare questo nome, però è così, come se fossero credibili solo le terapie ufficializzate, con scarsa curiosità, e di questo mi dispiace tanto, da parte del medico stesso, perché non c'è branca più importante della medicina che non richieda la curiosità e il dubbio continuo di quello che si sta facendo. Benissimo, tocca a lei, dottoressa Lungo, Margherita Lungo, vicepresidente della Fondazione Maria Guarino Amorongus con sede in Pozzuoli, una fondazione giovane, recente, ma con alle spalle tantissimi anni di ricerca, di studio, reca la firma del professore Carlo Lungo anche. Tant'è che anche il professore Tirelli finalmente sta dando il giusto riconoscimento a questa pratica che sembra veramente voler funzionare. Sì, buongiorno. Le pubblicazioni in ambito di ossigeno-ozonoterapia ci sono. Il discorso è, come prima appunto dicevamo, è che non c'è una volontà reale da parte delle istituzioni, anche delle università, a creare dei lavori multicentrici o comunque dei lavori di più realtà associate sull'ossigeno-ozonoterapia in associazione ad altre terapie. Noi come Università degli Studi di Napoli, ex Seconda Università degli Studi di Napoli, attuale Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, abbiamo pubblicato negli ultimi 30 anni, mio padre col Dipartimento di Anestesia e Rianimazione ed io successivamente con l'Istituto di Farmacologia, varie pubblicazioni indicizzate sull'ossigeno-ozonoterapia. Infatti quella che lei citava, del dottor Tirelli, il primario di oncologia del CRO di Aviano, lui oggi parla di fatica muscolare sul lavoro che pubblicammo proprio noi nel 2015 sull'efficacia dell'ossigeno-ozonoterapia sulla fatica muscolare. Il problema è che oggi appunto ci sono ancora troppi orticelli sparsi per l'Italia, mentre se noi unissimo le nostre conoscenze e anche le nostre armi potremmo sicuramente dare delle risposte più efficaci, perché non esiste una malattia che viene usata, che viene curata con una singola terapia, ma solo associando le varie armi che noi abbiamo a disposizione possiamo arrivare probabilmente a quello che è un risultato. Mentre eravamo in attesa di organizzare questa interessantissima intervista, mi è arrivata un'informazione da un collega che ci diceva che la Regione Liguria ha finalmente approvato l'utilizzo dei cannabinoidi, della cannabis terapeutica, appunto in ambito oncologico e quindi adiuvato anche all'ossigeno-ozonoterapia. Come mai questi ritardi? Vabbè, questi ritardi della cannabis sull'utilizzo terapeutico è una battaglia che si sta facendo da svariati anni e ovviamente ci sono probabilmente degli interessi più grandi di noi che forse noi non sapremo mai, per il quale ci sta, diciamo, un blocco o comunque una non volontà.
di inserire questa terapia in ambito del Sistema Sanitario Nazionale. Oggi la cannabis è un validissimo ausilio adiuvante nelle terapie oncologiche e proprio sull'ultimo, una delle ultime pubblicazioni pubblicata su Cancer 2017 si parla della formazione sempre in uno stato ipossico, quindi è sempre una carenza di ossigeno che va ad attivare questo mediatore che è l'HIF, che tra i vari mediatori attiva proprio un recettore aberrante del calcio che viene bloccato dalla cannabis ed è quello che provoca le metastasi. Quindi la cannabis in ausilio all'ossigeno ozono, all'ossigenoterapia verbarica, come ad altre tipologie di terapie integrate, è un validissimo ausilio, noi la stiamo utilizzando. Dottor Tordiglione, da Warburg ad oggi qualcosa è cambiato? Sì, assolutamente sì, e condivido pienamente quello che dice Margherita, perché è vero, tutto quanto ha bisogno di un tempo perché si cambi e questo tempo secondo me può essere ridotto tanto più le forze si uniscono. Noi appunto a Napoli, che ha fatto diciamo da apripiste, e noi anche alla Sapienza, quello che stiamo facendo è proprio questo, cercando di inserire e di comprendere come poter fare a far validare appunto l'ossigeno-ozonoterapia. Abbiamo fatto inizialmente acquistare al Policlinico un generatore d'ozono che veniva utilizzato per semplicemente quelle che sono le infiltrazioni paravertebrali per le problematiche della colonna vertebrale. Successivamente lì, approvato anche lì con un protocollo e con un consenso da parte del comitato etico. Successivamente a piccoli passi siamo riusciti a fare anche un trattamento complesso e composto sui pazienti di terapia intensiva per prevenire, abbattere e ridurre le infezioni da terapia intensiva, che sono quelle con batteri multiresistenti. E infine, grazie diciamo alla visione illuminata del professor Cortesi insieme alla dottoressa Zancla, siamo riusciti a fare approvare anche quest'ultimo protocollo di recente, proprio qualche mese fa, sull'oncologia e l'ossigeno-ozonoterapia. Questo sarà il futuro, vediamo appunto cosa ci rivelerà. Benissimo, va bene, grazie dottore Tordiglione. Dottoressa Brandi, chiudiamo questa interessantissima intervista con una domanda. Può essere questo un momento di scambio, un inizio per nuove future sinergie? Me lo auguro, penso proprio di sì. Il mio sogno è quello di avere un centro, che possa esistere un centro dove il paziente viene ed è guidato verso quelle strategie migliori per dare tutta la possibilità di migliore risposta, abbattimento degli effetti collaterali delle terapie e prognosi migliore, sopravvivenze aumentate, e questo è lo scopo. Questo si può ottenere soltanto, come diceva la dottoressa, lavorando sinergicamente. La redazione di Sinapsi News e Napoli News Magazine ringraziano la dottoressa Margherita Luongo, ringraziano il dottore Paolo Tordiglione e la dottoressa Brandi per questa interessantissima intervista. Noi contiamo di sentirli ancora, perché la ricerca va avanti, un lavoro straordinario di tre straordinari medici ricercatori. Vi ringraziamo ancora, Sergio Angrizzano per Sinapsi News e Napoli News Magazine. Arrivederci.